Beh? Oddio, le giraffe camminano sull'acqua! Gigi ragazzi e bentornati sul canale di The Game Show! Perché Flight Simulator? Perché voglio andare a vedere gli animali di Flight Simulator. Io ce l'ho da un po' sto gioco, ma non sono mai andato appunto a visitare gli animali, scusatemi, che offre questo splendido titolo. Come si fa? Io ho dovuto vedere anche un tutorial su YouTube, perché se no non riuscivo a capire come trovarlo. Perché vai a trovare gli elefanti in Africa, cioè è enorme, non sai dove andare. Allora basta scrivere su cerca fauna. Vediamo. Fauna. Ed eccolo qua. Sì, vedete, rinoceronte, ippopotamo, gabbiani, oche, okay, gabbiani, oche, okay. Fenicotteri, gabbiani, oh la miseria. Giraffe, ippopotamo, fenicotteri ancora, elefanti, orsi bruni, gabbiani, poi ce n'è a manetta. Andiamo a vedere gli elefanti. Dai, elefanti. Ecco, li segna qui. Sì, dai, partenza da... Vola! Andiamo a vedere sta figata. Andiamo a vedere. Sono molto, molto curioso. Sono molto curioso. Dai! Una puntata particolare di Flight Simulator. Andiamo a vedere la fauna. Vediamo poi com'è fatta. Se è fatta bene, fatta male, non lo so. Cosa hanno combinato i mitici sviluppatori di Flight Simulator in questo ramo, che appunto si tratta della fauna di questo game. Allora, pronti a volare? Ovvio, usciamo. Adesso abbiamo imparato. Ah, ecco, li segna lì. Allora, tira, non così, tira giù la velocità. Ah, già si vedono, guarda lì che figata. Ah, vanno in viaggio, sono in giro, se ne vanno in giro così. Tranquilli, giustamente. Eccoli là. Che tra l'altro noi possiamo usare anche il drone. Possiamo usare un drone per andare proprio vicini. Che adesso, secondo me, potremo anche farlo. Però prima voglio vederli un attimo dall'aereo. Roger Savage, X-ray Golf Sierra. Che figata, allora andiamo a vederli col drone. Allora, per usare il drone, il menu sopra, mettiamo in pausa il gioco da qua, vedete? Poi andiamo su telecamera, mostra, e qua già abbiamo il comando del drone. Adesso noi ci conviene aumentare un po' la velocità del drone, che è questa, portiamola al 50%, perché sennò non si muove più, facendo così. E dopo, eccoci qua con i tasti. W, andiamo avanti, giusto? Sì. A, andiamo a sinistra. D, andiamo a destra. F, scendiamo. R, si sale. Per girare io uso l'analogico del joypad. Ecco gli elefanti. Andiamo giù. Poi andiamo un po' avanti. Sono bellissimi, raga. Sono bellissimi. Ma che figata pazzesca. Beh,
Allora, gli elefanti li abbiamo già visti, cioè è così facile trovarli, io non pensavo fosse così rapido. Però facciamoci un attimo un giro su questo posto. Dai, via, chiudi qua. E riprendiamo il viaggio. E poi appunto vedo gli elefanti in giro liberamente in questi posti dove comunque c'è anche l'umano, dove ha delle case, delle strade, delle macchine. Voglio vedere se gli elefanti vanno nelle strade, cosa fanno questi automobilisti. Secondo me abbandonano le macchine e scappano. Ah, un paesino, qua c'è un bel paesotto. Sa che caldo qua, raga, mamma mia, non oso immaginare. E poi gli elefanti non sono neanche lontani da questo villaggio. Sono là. Mi pare che la direzione sia pure questa. A posto. Magari quando gli elefanti vanno in questo posto gli abitanti sono abituati e gli danno i croccantini come noi li diamo ai cagnolini, gli mettono le ciotoline. Magari gli elefanti lo sanno già, per abitudine lo fanno apposta. Potrebbe essere. Ecco, stanno attraversando la strada adesso, come non detto. Le macchine vanno tranquille, giustamente. Come se niente fosse, come se non ci fosse nessuno. Elephant, bye bye! Questo però fa immaginare, ragazzi, che fa immaginare, è realtà, però, vabbè, vi fa pensare, tutto quello che volete voi. Flight Simulator veramente è un gioco basato sul nostro pianeta che non ha confini. La cosa figa è che io, avendo i VR, gli occhiali VR della PlayStation 4, sono riuscito a fare degli aggiornamenti, insomma, scaricare delle applicazioni e farli girare anche su PC, farli funzionare anche su PC. E non avete idea di quanto sia figo un gioco del genere, ragazzi, in VR. Cioè, sembra di essere proprio lì. Allora, bellissimo. Allora, io adesso però... Esci un attimo, usciamo un attimo. Allora, gli elefanti li abbiamo visti. Voglio vedere le giraffe. Sono curioso, anche le giraffe mi piacciono. E poi più avanti andiamo a vedere altri maletti. Allora, dai, mappa del mondo, sì, fauna, dai. Dai. Ok. Dove sono le giraffe? Allora, aspetta, sono andato molto velocemente e le ho perse. Rinocero, giraffe, eccole qua. Che poi erano anche abbastanza vicino agli elefanti, più o meno. Vola! Vogliamo, dai! Voglio vedere l'habitat delle giraffe, forza! Che sono molto, 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 molto curioso. Adesso che ho scoperto questa opzione dopo 6 mesi di Flight Simulator... Vabbè, diciamo che comunque lo gioco poco. Quando mi incuriosisce qualcosa che mi interessa vedere, vado. Io lo uso per questo, Flight Simulator. Poi, giustamente, si possono fare missioni, tutto quello che si vuole. Però io lo uso per esplorare,
questo splendido titolo. Allora, pronti a volare? Andiamo ancora. Eccole là le giraffe, senza su. Tira giù un po' la velocità. Eccole, ma che bel branchetto che c'è lì. Madonna, che vento che c'è qua. Calmo, calmo. Mi sono proprio sopra. Allora, andiamo a utilizzare il drone anche qui, che è meglio. Gira, gira, dove sono le mie giraffe? Eccole là. Andiamo giù. Scendi. Vai avanti. Stiamo facendo lo zoo safari oggi. Belle. Ma io volevo vedere la giraffa che mangiava una foglia di qualche albero. Che storie però. Che musetto, che taghe lì. Sembrano degli alieni, no? Sembrano veramente i... come cavolo si chiamano? Quei dinosauri di una volta, no? I diplodoco. I brontosauri. Saranno discendenti di quei dinosauri lì, sicuramente, beh, normale. Anche perché non sono io a dirlo, ma è la scienza a dire questa cosa. Sembrano, guardarli bene, animali appartenenti al pianeta di Avatar. Dove vanno? Dove andate? Dove andate, belle? Ci sono i leoni in giro per caso? No, non ci sono i leoni. No, perché sul menu non li vedo. Porca miseria, come fate a non fare i leoni? Vedete di inserire subito i leoni, che voglio vederli. Ok, anche le nostre giraffe, no, ritorna, anche le nostre giraffe le abbiamo viste. Allora, vediamo un attimino, appunto, cosa giace anche in questo posto qui. Play, riprendiamo, riprendiamo. Chiudi qua. Oh, farmi scherzi, aumenta qua.
aumenta la velocità. Ah, ma un laghetto questo, già che vanno a bere le giraffe. Ecco, adesso le tengo sotto controllo perché voglio vedere cosa fanno dove c'è il laghetto. Secondo me succede qualche bug. Voleranno dall'altra parte, ma voglio vedere. Anzi, andiamo veloce, veloce che sono lì. Andiamo con il drone, forza. Metti pausa, drone, drone, veloce, veloce. Dai, non devo perdermi questa... Dove sono? Questa cosa. Vai avanti, avanti, sono già qui. Alza, alza un po'. Voglio vedere cosa fanno. E mo' li aspetto. Sono troppo curioso. Se vuoi qualche bug accade. Tanto sono qua vicino. Dai, venite giraffe. Fatemi vedere come cadete giù nel precipizio. Ecco. Tanto quel puntino bianco che vedete sul cielo è il mio aereo. Ci siamo, raga, eh? Ci siamo, raga! Voglio vedere cosa combinano. Secondo me un bug è certo. Perché viaggiano troppo spedite. Voleranno, cammineranno sull'acqua. Cosa succederà? Fratelli miei, cosa succederà? Dove vanno? Tira giù, tira giù. Beh? Oddio, le giraffe camminano sull'acqua! Camminano sull'acqua! Le giraffe camminano sull'acqua! E te pareva! Bene! Tranquillamente loro camminano sull'acqua. Ecco, io pensavo volassero, ma vabbè, camminano sull'acqua, appartengono più alla setta di Aquaman piuttosto che quella di Superman, e vanno tranquille sull'acqua. Va bene, si sapeva, io immaginavo un bug del genere, più che volassero però. Vabbè, mi sono tolto una curiosità. E sono lì. Stanno attraversando questo bellissimo fiume a nuoto. Ma che a nuoto, camminano sull'acqua, ragazzi. Quindi per qui, oggi io per risparmiare
non comprerò più una barca per andare al mare, mi compro una bella giraffa e me ne vado lo stesso. Va bene, allora vediamo un po' un attimo sto posto. Qua non c'è assolutamente nulla se non montagne e natura abbandonata al suo bel destino. Perché io dico sempre che dove non c'è l'uomo c'è una natura spettacolare, ragazzi. Che noi roviniamo sempre tutto, facciamo case anche, guarda, sottoterra. Ma qua non c'è proprio nulla. Natura e basta. Vabbè, dopo aver visitato i nostri elefanti e le nostre giraffe a Meshesha Wains, in Africa, ci teniamo le prossime puntate per scoprire cosa fanno gli altri animali. Tanto qua, una punta di una montagna altissima, bellissima, purissima, levissima. Vabbè, ma non c'è un leone. Va bene ragazzi, dai, per questa puntata direi che va bene così. Abbiamo visto gli elefanti e le giraffe, scopriremo con calma anche gli altri animali. Cosa dire? Se questo video vi è piaciuto, colorate il pollice di blu, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, fratelli di The Game Show. Dai, forza, che più siamo e meglio è, e più ci divertiamo, e più scemate possiamo dire e bug possiamo scoprire. Per cui, io detto questo, vi saluto, fratelli miei, e non mancate al prossimo video del canale di The Game Show. Ciao!